qua abbiamo il gruppo di ultras, la maggior parte sono calciatori della nostra scuola calcio settore giovanile. Ecco, sta per fischiare l'arbitro. Quanto cammina l'arbitro vuol dire che sta per fischiare, lo dice uno che l'ha fatto negli anni 70. Calcio di punizione a nostro favore, calcio di punizione a nostro favore, forse gli ultimi secondi di questa gara che lo stiamo portando a termine in vantaggio per 1-0. Rete di Cicco Cioppo sul calcio di punizione nei primi minuti del secondo tempo. Adesso in questi ultimi 10 minuti, quarto d'ora, ci siamo mangiati due gol, non mangiati, il primo era andato a rete però l'arbitro ha ritenuto dare il fuorigioco, mentre il secondo proprio si è mangiato il gol che doveva tirare di piatto, invece ha tirato di punta mandandolo leggermente al lato. Poteva essere il gol del KO. Ecco, adesso ripartono il Francavilla con la maglia biancorossa, mentre noi giochiamo con la nuova maglia a stagione. Ecco i tifosi, meno male, stava tirando un tiraccio quello. Ecco gli ultimi scampoli sull'area nostra, l'arbitro sta per fischiare. Niente, rimessa dal... fare rimessa dal fondo, ancora non fischia l'arbitro ancora non fischia, oddio, ad Angelo che gli ha dato il giallo. Ecco, calma ragazzi, calma, non rompete la rizza, oh, dalla multa ragazzi, dalla multa, Oh, tanto mo fischia, no? Finito la gara, 1-0 per la Virtus Castelfrentano, qua esultano i nostri ragazzi del settore giovanile che oggi si sono raggruppati in questo angolo al fresco, all'ombra, e hanno tifato per i nostri ragazzi giallorossi. Quando rientra in campo l'arbitro della sezione AIA di Teramo, mister Marco va a salutare i suoi compagni. Andate là ragazzi! Qua, forza ragazzi! Ecco, aspettano il saluto. Fatemi sentire. Gerardo, qua. Va, ecco, vengono a esultare. Ecco sotto la